Messaggio di Nostra Signora della Salette del 19 settembre dell'anno 2023, ore 12. Campus di Nostra Signora della Salette, Santa Rosalie, Hampton Bays, New York. Vengo a voi oggi come Nostra Signora della Salette, proprio come sono venuta dai bambini della Salette, Mélanie e Maximine, il 19 settembre del 1846, che sembra essere 100 anni prima della vostra nascita, avvenuta il 19 settembre del 1946, che proprio per questo motivo siete stati scelti per continuare oggi i messaggi della Salette. Proprio come siete stati scelti prima per avvertire i vostri fratelli e sorelle, in particolare della crisi nella chiesa di mio figlio. Io vengo a voi oggi con tristezza e piena di lacrime per il futuro dell'umanità, perché i messaggi del 1846 predissero la crisi che esisteva nella chiesa di mio figlio e che è diventata più pienamente manifesta ora, in questi tempi della fine. Allora, i miei messaggi ai fedeli venivano ignorati, in particolare dai sacerdoti e dai vescovi che vivevano nella negazione. Io parlo di questi sacerdoti come pozzi neri di impurità, cloache di impurità, perché le azioni di questi sacerdoti contaminarono la Chiesa di mio figlio, allora proprio come fanno adesso. Così i miei messaggi di avvertimento ai vescovi, ai sacerdoti nel 1846 caddero nel vuoto, perché molti membri del clero allora erano stati sopraffatti dallo spirito di Lucifero e avevano perso la direzione nella missione della loro vita, che era stata originariamente ispirata dal Padre in paradiso. Ora la Chiesa ha raggiunto un crescendo in questa crisi del sacerdozio, poiché, come avevo predetto, siamo ora nella fine dei tempi, quando nella Chiesa di mio figlio avrà luogo uno scisma che richiederebbe l'intervento diretto del Padre nei cieli attraverso il suo Figlio unigenito Gesù Cristo per restaurare la santità della Chiesa così come era stata intesa dal Padre, come fonte di nutrimento spirituale per tutti i figli e le figlie del Padre. Ora, è evidente a molti di voi, soprattutto a quelli di voi che sono rimasti fedeli ai valori tradizionali della Chiesa, che i dirigenti della Chiesa sono caduti sul ciglio della strada nel prendersi cura dei figli di Dio. Ciò è accaduto come avevo predetto, perché il maligno è riuscito a sopraffare così tanti ministri ordinati di mio figlio che ora, in questi tempi, la gerarchia della Chiesa di mio figlio è stata rilevata da servitori spietati e incapaci del maligno, che è determinato all'inferno, sulla distruzione della Chiesa di mio figlio. Ed è così con grande tristezza che devo riferirvi che il Pontefice in questa fine dei tempi è caduto dalla parte dell'oscurità e sta conducendo la Chiesa in un periodo oscuro durante questa fine dei tempi. Da troppi anni oramai nel Vaticano si sono infiltrati i servi di Satana, che sono riusciti a prendere il controllo su molti sacerdoti, vescovi e cardinali, in particolare sotto la guida sviata dell'attuale pontefice, che ha perso la strada nel suo cammino con il Signore. Diciamo che la differenza tra il bene e il male in questi tempi della fine è diventata abbastanza chiara ai veri seguaci e credenti della missione di mio figlio come vostro salvatore. Dalla parte del male ci sono i sostenitori del globalismo,
che sono gli architetti luciferini del piano del maligno per distruggere il mondo. Chiunque si associ agli autoproclamati globalisti, agli elitisti, ai sostenitori del nuovo ordine mondiale, deve riconoscere pienamente che sta facendo l'opera del maligno e non è dalla parte di tutto il bene che rimane in noi, in questo mondo. Nessuno si distingue più visibilmente nell'abbraccio al nuovo ordine mondiale dell'attuale pontefice, che si è associato ormai da anni con gli architetti luciferiani del nuovo ordine mondiale. Pregate, pregate per questo pontefice, perché sta portando fuori strada i seguaci della Chiesa di mio figlio e sta mettendo in pericolo la sua stessa anima se non cambia presto i suoi modi, perché è breve il tempo in cui tutti voi, fratelli e sorelle mie, sarete chiamati a rendere conto dinanzi a mio figlio Gesù del modo in cui avete trascorso il vostro tempo qui, sulla terra. Le anime di tutti i sacerdoti, vescovi e cardinali che seguono la guida del nuovo ordine mondiale del pontefice sono ora in pericolo di dannazione eterna. Già molti danni alla Chiesa di mio figlio sono stati creati dalle loro azioni in passato, ma ora il pontefice chiede un sinodo per attuare ulteriori cambiamenti nella Chiesa di mio figlio, che sono un affronto a mio figlio Gesù, così come al Padre nei cieli e creatore di tutto ciò che esiste. Dovete pregare da qui a questo sinodo che si terrà presto affinché il pontefice e questi sacerdoti, vescovi e cardinali sciolgano la bilancia dei loro occhi e respingano il controllo che il maligno ha sulle loro coscienze. Guai a coloro che continuano a persistere nel mettere da parte le tradizioni della Chiesa di mio figlio e nell'attuare queste nuove proposte che hanno lo scopo di sminuire le tradizioni della Chiesa di mio figlio al punto che non è più riconoscibile ed è stata trasformata nell'unico mondo, religione del nuovo ordine mondiale sotto il dominio di Satana stesso. Diciamolo qui e ora che il pontefice, i cardinali, i vescovi e i sacerdoti sono stati avvertiti. Cessate e desistete dai tentativi di diminuire, distruggere la Chiesa di mio figlio, perché state solo compiendo l'opera del maligno, la cui fedeltà può solo assicurare la dannazione eterna. Ora i veri seguaci di mio figlio Gesù e del Padre Celeste sono chiamati ad essere i veri amministratori della Chiesa di mio figlio. I veri amministratori della Chiesa di mio figlio vengono benedetti con l'avvertimento. A ciascuno di voi verrà dato l'avvertimento e sarà chiamato a rendere conto al vostro Signore e Salvatore delle vostre azioni qui, sulla terra. Molti di voi allora vedranno più chiaramente che avete seguito il vostro Signore e Salvatore nella vostra missione, nella vita, o che siete stati ingannati o avete volontariamente rinunciato alla vostra fedeltà al maligno, ma in entrambi i casi vi verrà data l'opportunità di modificare la vostra vita futura per impegnarvi con il vostro Signore e Salvatore o contribuire
alla vostra stessa distruzione e sofferenza eterna, velando la vostra coscienza, mentre continuate a sottomettervi alle seduzioni e alle bugie del maligno. Pregate, pregate ancora una volta per il pontefice, per i cardinali, per i vescovi, per i sacerdoti che sono stati sviati. La loro salvezza può essere raggiunta solo attraverso le preghiere di potenti guerrieri della preghiera che aiuteranno mio figlio Gesù Cristo a trasformare l'oscurità di questa terra nella luce del Padre nei cieli, come veri amministratori della Chiesa di mio figlio. Dovete dunque rimanere vigili, forti, determinati e resistenti a tutto ciò che va contro la luce del mondo, perché siete stati chiamati ad essere la luce del mondo. Così sia, grazie a Dio, e lode e gloria a te, Signore mio Dio. Amen, amen, amen. Venga il tuo regno, Signore, d'amore, di pace e di giustizia. Amen.